fiscale. Come funziona quindi il processo di partecipazione? L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni supportati sia delle informazioni a livello puntuale, a livello massivo, contenute nelle proprie banche dati, nell'anagrafe tributaria, quasi tutte le informazioni. Mette a disposizione tutte le informazioni delle dichiarazioni dei redditi, non solo delle persone fisiche, ma anche delle persone o dei soggetti con partita IVA. Mette a disposizione le informazioni delle banche dati anche esterne alla pubblica all'amministrazione finanziaria, pensiamo ai bonifici che ci arrivano dagli istituti di credito per le ristrutturazioni edilizie o per le risparmi energetici. Mette a disposizione le informazioni relative agli utenti, perché le società che somministrano luce, acqua e gas forniscono all'Agenzia delle Entrate queste informazioni una volta l'anno in maniera telematica, non cartacea. Quindi noi abbiamo la possibilità di validare queste informazioni, filtrarle, creare i nostri archivi e poi mettere a disposizione degli enti locali questi archivi a livello massivo o a livello puntuale. Quando dico a livello puntuale significa che il funzionario comune può, accedendo al portale SIAPE, conoscendo il soggetto su cui sta facendo un'attività istruttoria, inserendo il codice fiscale come il nome del soggetto, verificare appunto quanto quel soggetto ha dichiarato in un anno, se ha effettuato bonifici per la ristrutturazione edilizia, se appunto ha dei consumi energetici oppure delle utenza energetica non domestica, il che significa che probabilmente svolge un'attività di impresa e magari non ha la partita IVA. Tante informazioni. Cosa fa il comune in più rispetto a queste informazioni? Dovrebbe incrociare queste informazioni con quelle a disposizione che possono essere anche raccolte sul territorio. Prima si pensava, il sindaco ci raccontava, di un caso in cui appunto si sono individuate delle locazioni in nero perché la polizia locale ha fatto un accesso presso l'abitazione e ha rilevato la presenza di appunto inquilini che pagavano questi affitti probabilmente in nero. Ecco, a me è capitato, come tanti di noi, sono romano, mi sono trasferito a Roma da diversi anni, quando sono arrivato a Roma ho messo di residenza a Roma, era un affitto. Venuta la polizia urbana, ha verificato quando ho fatto il cambio di residenza che effettivamente ero residente di quella abitazione, non mi ha chiesto nient'altro, mi poteva chiedere in quel momento se ero il proprietario dell'abitazione o se ero un inquilino, magari anche qualche informazione in più, da quanto tempo, eccetera, eccetera. Queste informazioni acquisite e verbalizzate potevano poi, verificando poi in sede locale, insomma, proprio il computer, la dichiarazione del proprietario dell'immobile poteva scattare una segnalazione qualificata perché magari qua dormire la dichiarazione quel contribuente non indicava l'indicazione ma lasciava quella abitazione con un'abitazione di disposizione. Questa è una banale, diciamo, attività istruttoria che può completare un incrocio di informazioni che di per sé può anche portare a un accertamento, ma non mai a un accertamento qualificato, o meglio a un'attività istruttoria, un'attività accertativa che potrebbe comunque far scaturire anche degli errori. Per cui il contributo ulteriore che si chiede ai comuni è quello di approfondire, una volta incrociate le informazioni, anche queste informazioni sul campo, visto che conoscono e diciamo, presidiano il territorio. Allora ci sono delle situazioni davvero davvero positive che possono essere portate ad esempio. Il colonnello Largo ha letto appunto alcune segnalazioni poco qualificate. Io ve ne posso citare a memoria un paio invece davvero significativi in termini di effetto che hanno prodotto. Proprio nel bolognese il funzionario del comune nel verificare attraverso l'ASL delle licenze associazione senza scopo di lucro che si dichiarava come aiuto all'infanzia, si sono accorti facendo un accesso che questa struttura funzionava davvero e proprio secondo, con una retta media di 700 euro al mese per bambino e chiaramente senza tutta una serie di regolamenti
irregolarità anche amministrative sul fronte del rispetto delle disposizioni del comunale. Non solo, essendo dichiarandosi come associazione appunto come ente non commerciale, usufruiva di una serie di regolazioni tanto a livello impositivo sui tributi statali quanto anche a livello impositivo sui tributi locali all'epoca del Cina. Un controllo insieme anche ai colleghi dell'Agenzia delle Entrate ha permesso quindi in pochissimo tempo di far emergere invece la piena attività commerciale di questo soggetto, ricondurre l'attività appunto da non lucrativa a lucrativa, recuperare per il passato le imposte base anche ai fini dei tributi locali e soprattutto da quel momento in poi imporre a quel soggetto di dichiararsi come attività commerciale. Quindi un conto è quanto si è recuperato, alcune centinaia di migliaia di euro per il pregresso, ma soprattutto, e quindi magari l'utilità della quota di partecipazione, ma soprattutto quello che poi si è fatto in termini di deterrenza per il futuro. Dal 2011 quel soggetto pagherà le imposte come doveva pagare, tanto ai fini locali quanto ai fini statale, per cui l'effetto deterrenza ha prodotto incassi indiretti successivi tanto allo Stato quanto al Comune molto maggiori rispetto a quanto poi si è recuperato sul pregresso. E quella è la vera finalità del processo di partecipazione del contrasto dell'evasione. E quella è la nostra ultima, diciamo, meta. Pertanto, diciamo, noi abbiamo un processo di partecipazione che oggi si può dire assolutamente ben strutturato dal punto di vista organizzativo, che fonda diciamo, i suoi presupposti sullo scambio delle informazioni, sulla patrimonializzazione di queste informazioni, sulla diffusione delle best practice, ne ho citato uno, quindi quello che facciamo anche in termini informativi, anche insieme ai colleghi dei comuni che oggi sono particolarmente diventati esperti nella materia, formare gli altri colleghi dei comuni che piano piano si affacciano a questo processo, portando degli esempi concreti, dicendo come devono leggere le informazioni presenti al sistema, come possono incrociarle e portando questi esempi di segnalazioni modificate, in modo tale che poi loro le possano replicare a livello territoriale. E questo è sono delle leve che sono presenti anche nel protocollo d'intesa che si sta per sottoscrivere fra ANCI, IFEL, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, che vedrà la luce probabilmente già la prossima settimana, per continuare a spingere quei comuni che oggi ancora non si sono affacciati al processo, ma anche supportare quei comuni che oggi da alcuni anni già invece svolgono egregiamente questo ruolo. Sono nella maggior parte dei casi comuni del centro-nord, purtroppo come cittadino del sud mi dispiace dirlo. Però sono un esempio concreto della efficacia e della concretezza di questo processo. Il comune di Corsico ha fatto poche segnalazioni, ma molto qualificate. Noi abbiamo già a sistema maggiori imposte accertate per più di 1 milione di euro. Mi sembra che nel 2012 avete incassato poco più di 100.000 euro da questo processo, perché le imposte recuperate, la quota di compartecipazione poi viene distribuita con un tempo chiaramente dilazionato, perché bisogna incassarle, registrarle, verificare appunto, e questo lo fa il Ministero delle Comunità e Finanze. Però ci sono comuni tipo il comune di Formigine, ne cito uno, insomma, piccolino, ma anche un altro comune sempre dell'area della provincia di Bologna, che con poche segnalazioni qualificate hanno di fatto, credo, anche cambiato e riassestato il loro bilancio, perché hanno incassato quasi 1 milione di euro solo nel 2012. Il comune di Milano, che da quando si è instaurata la giunta di Pisapia ha creato una struttura ad hoc per diciamo, il processo di partecipazione dei comuni in accertamento, ha incassato nel solo 2012 più di 1 milione di euro. Ora, per il comune di Milano probabilmente è poca roba, però ricordatevi quello che c'è dietro, vi ho spiegato, a quel 1 milione di euro. Probabilmente in termini di economia di scala c'è molto di più di recuperato.
per esempio il Comune di Milano ha tra l'altro realizzato un percorso virtuoso su un ambito di segnalazioni molto delicato che è probabilmente presente prevalentemente sul suo territorio, che è quello delle fittizie residenze all'estero. Noi abbiamo tantissime persone ancora, purtroppo, persone fisiche in Italia, che, come diceva il colonnello Provatore, dichiarano fittiziamente la loro residenza o in paesi a fiscalità privilegiata o in paesi dove comunque c'è un sistema fiscale più favorevole, ma di fatto continuano a vivere in Italia o usufruire dei servizi, anche delle agevolazioni purtroppo concesse dallo Stato italiano. Per cui questo processo è assolutamente un processo virtuoso e i numeri che vi ho dato dimostrano che è un processo che tutti i comuni possono portare avanti. Concludo però con mettendo in luce, mettendo in evidenza forse la leva più importante che ha consentito oggi ai comuni virtuosi di avviare in maniera positiva questo processo di confronto con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. È la creazione di una rete di referenti. Le persone fanno la differenza. Noi possiamo fare le leggi, possiamo fare i protocolli di intesa, possiamo fare tutto, ma se poi dietro non ci sono i funzionari che materialmente incrociano quelle informazioni, studiano, capiscono come funziona il sistema della fiscalità anche dei tributi statali e non solo quelli dei tributi locali, riescono a dialogare col funzionario che è magari di rimpettaio presso la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate o nel reparto della Guardia di Finanza. Dialogare significa confrontarsi, prima di mandare una segnalazione significa dire: oh, io ho trovato questo fenomeno, ho trovato questi soggetti che si comportano in questa maniera, potrei recuperare queste informazioni, tu che dici? E l'altra parte, per email o per telefono, dice: sì, guarda che al sistema puoi trovare anche queste informazioni, per cui se le incroci poi vai a fare questa attività istruttore, magari riesci a mandare una segnalazione qualificata. Ed è sicuro che poi quelle segnalazioni qualificate vengono lavorate tanto dal controllo di finanza, perché siamo noi primi, per quel principio di conflittività comparata che diceva prima il colonnello, a far nostra quella segnalazione e a trasformare l'accertamento. Non solo, quell'accertamento sarà un accertamento molto forte in termini di riscossione, non subirà probabilmente un processo lungo perché il contribuente messo alle strette dovrà necessariamente non impugnare l'atto e provare a chiudere in adesione o in autoquiescenza il pagamento di quell'accertamento, e quindi quella quota di partecipazione entrerà prima nelle casse del Comune. Questo è il processo di partecipazione che fonda, come immagino tutti i processi virtuosi, la sua efficienza in particolare sulla capacità delle singole persone che poi dietro manovrano il sistema.